Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi ho voluto fare un video strano. Ho voluto scegliere 5 persone, 5 giocatori che hanno militato nella Juve, soprattutto a livello giovanile, che erano considerati assolutamente fuori classe assoluti quando giocavano con la squadra primavera, ma poi per un motivo o per quell'altro non sono mai riusciti a sfondare. Devo essere sincero, ne ho messi solo 5, in realtà di video che potevamo andare avanti veramente a farlo, cioè poteva essere un video lunghissimo. Ho scelto 5, ovviamente ho scelto poi tra l'altro 5 di quelli che ho visto maggiormente io, però mi sono limitato a quelli che nelle giovanili si era parlato un gran bene, che avevano anche riscosso un successo mediatico, ma poi alla fine non sono riusciti a farsi strada come avrebbero dovuto secondo le aspettative. Quindi cominciamo, li ho messi in ordine, diciamo, di sparizione anche, nel senso che sono in ordine più che altro secondo me proprio di... Adesso vi spiego, insomma, è praticamente un ordine del proseguo del carriera. Chi metterò per ultimo sarà quello che comunque ha fatto la carriera migliore. Ecco, spero, adesso vi spiegherò. Diciamo, come prima scelta, al quinto posto ho messo Pederzoli. Pederzoli, il centrocampista della Juve Primavera di Gasperini. Per chi ha qualche anno in più rispetto al classico 15-16enne, quindi diciamo uno della mia età, se lo ricorda, perché l'anno che la Juve vinse il torneo di Viareggio dopo anni, perché la Juve vinse il torneo di Viareggio nel 94-95, poi si riuscì a vincerlo soltanto nel 2003. Nel 2003 Pederzoli era il capitano ed era il giocatore considerato di maggior talento della squadra allenata allora da Giampiero Gasperini. Si parlava un gran bene, sembrava addirittura che ci fosse la possibilità di vederlo in prima squadra domani, cioè subito, e invece si è perso. Ha giocato sicuramente, io dico comunque a buon livello, perché comunque ha giocato in Serie C, ha giocato in Serie D. Insomma, ha giocato anche in squadra, cioè ripeto, ha vinto anche un campionato di Lega Pro, quindi ha giocato comunque a buoni livelli, però non è mai riuscito a mantenere le attese che ci si aspettava da lui, che era un giocatore, come ho detto prima, che poteva all'inizio si poteva pensare addirittura che potesse giocare anche titolare nella Juve di Lippi, quindi sicuramente un gran talento che non è riuscito a venire fuori come avrebbe meritato probabilmente. Successivamente ho messo prossimo è Rei Volpato. Questo se lo ricordano in pochi. Diventato famoso perché preso dalla Juve dal Padova, fece benissimo, vinse anche il Viareggio con la Juve anche lui. Fece una roba stellare, un Viareggio meraviglioso, fece un gol, mi ricordo, di testa in semifinale con l'Inter, fantastico, lasciando di stucco tutti. Per la primavera messo non bene di più perché fisicamente era veramente altissimo. Adesso non mi ricordo di preciso l'altezza, ma io penso che sia sull'1,90 circa, e allora per il campionato primavera era tantissimo. Si parlava di nuovo del Piero, visto che arrivava anche lui dal Padova, ma poi ebbe un'involuzione incredibile e inaspettata, sinceramente, da quanto mi riguarda. Ha giocato in Serie A, ha fatto anche dei gol col Siena, ma poi piano piano, cioè Arezzo, Empoli, Bari, Piacenza, Bari ancora, e poi da lì prum, cioè questo barcamenarsi tra A e B e poi prum, giù, e adesso lui gioca ancora, a differenza di Pederzoli, però gioca in eccellenza, quindi però sicuramente un giocatore che poteva probabilmente fare qualcosa di più, ed è stato un peccato perché la qualità ce l'aveva. Adesso arriviamo a un fenomeno, a mio avviso, uno dei giocatori più forti che io abbia mai visto giocare nella primavera della Juve, ma che non è riuscito a fare quello che probabilmente si pensava che potesse fare. Sto parlando di Chiumento, Patrick Chiumento. Chiumento, ragazzi, io credo che quando si parlava di Davide Chiumento come nuovo Del Piero non era sbagliato, nel senso che Chiumento veramente aveva una classe, forse veramente. Anzi, a dire la verità, io forse non vorrei esagerare, ma con la maglia della primavera Chiumento gli ho visto fare delle cose che a Del Piero nella primavera non avevo visto fare. Però oggettivamente è collassato su se stesso. Sì, poi a Siena ha giocato, ha fatto anche un gol in Serie A, è andato a Le Mans, è andato allo Young Boys, in Svizzera, Lucerna, eccetera, eccetera, eccetera. Poi addirittura ha esperienza in America, in Canada con Vancouver.
poi di nuovo tornato a Zurigo, però alla fine un giocatore che non è veramente non è riuscito a fare quello che poteva fare, perché questo aveva un talento enorme, non so di preciso per quale motivo, presumo sia un discorso caratteriale, però un giocatore che, ragazzi, aveva dei numeri che, ripeto, io ancora oggi nella primavera faccio fatica a trovare giocatori con quelle qualità a quell'età. Aggiungo anche che tra l'altro fece il gol vittoria nel torneo di Viareggio 2003 e fece un grandissimo torneo di Viareggio 2004, quindi fece veramente, vinse due Viareggio, il primo diciamo da spesso usato come subentrato perché era sotto età, ma secondo da protagonista assoluto, veramente questo è assolutamente, pensate che vi dico questa, stagione 2003-2004. Ricordate che a fine 2004 c'era l'Europeo, la nazionale svizzera aveva già proposto a Chiumento di portarselo all'Europeo. Lui rifiutò perché si pensava, e lui per primo pensava di poter giocare non con l'Europeo ma successivamente con la nazionale italiana, però qualcosa andò storto e non abbiamo mai capito bene che cosa. Però fu un peccato perché la qualità di quel giocatore era veramente alta, peccato. Andiamo avanti con Vincent Pericard. Vincent Pericard, non mi ricordo neanche se si chiama Pericard. Sì, Vincent Pericard, giusto, ho avuto un vuoto di memoria. Questo è un giocatore francese che boh, non si è mai capito neanche che ruolo facesse, perché la Juve l'ha messo un po' centrocampista, un po' attaccante, un po' di qua. La Juve lo prese dal Saint-Étienne. E la Juve lo prese perché nazionale giovanile francese fece veramente veramente bene, questo bisogna dire, però sinceramente ha fatto 2 anni a Torino e non solo non è riuscito a lasciare il segno, ma furono 2 anni veramente anonimi. Peccato perché le potenzialità che si intravedevano in questo ragazzo erano buone e il nazionale giovanile francese fece benissimo. Però poi alla fine, insomma, la sua carriera andò avanti con squadre di metà classifica inglesi come il Portsmouth, Sheffield, Stoke City, Southampton, eccetera, eccetera, eccetera. Però alla fine fu un giocatore, visto che si è ritirato, un giocatore che sinceramente non ha lasciato il segno, anzi ce lo ricordiamo molto in negativo. Ripeto, peccato perché le premesse dalla nazionale francese giovanile erano veramente molto molto buone, soprattutto l'Under 21 fece grandissime cose. E adesso veniamo all'ultimo giocatore di questo video, Cammarata. Ragazzi, Cammarata fu un giocatore incredibile, nel senso che comunque fece una carriera di tutto rispetto. Infatti, l'ho messo per ultimo proprio per questo, perché poi lui giocò al Verona, giocò in veramente tante squadre. Cioè, vi dico che ha giocato nel Verona, nel Cagliari, nel Parma, nel Pescara, nel Torino, insomma, fece veramente una carriera veramente di tutto rispetto. Ma Cammarata nel 93-94, quando giocava nella primavera della Juve, erano considerati Del Piero Cammarata quello che poi sono diventati Del Piero Inzaghi e Del Piero Trezeguet. Cioè si pensava che Cammarata potesse insieme a Del Piero arrivare a vincere tutto con la Juve e diventare titolare presto nella Juve. Quella fu una Juve fortissima quella primavera lì, perché poi ci fu anche Manfredini, quello che poi giocò nel Chievo, Squizzi, eccetera. Quella fu una squadra incredibile, che Baldini, eccetera, che poi andò anche a vincere in campi, facendo delle tournée, andando a vincere in campi difficilissimi come lo stadio di Stefano di Madrid o il mini stadio di Barcellona. Cioè fu una squadra veramente stellare. Cammarata era considerato veramente il più forte attaccante giovanile italiano, tant'è che c'era anche Vieri in quegli anni lì che giocava nel Torino, ma non aveva la stessa risonanza in quel periodo lì che aveva Fabrizio Cammarata. Cammarata era veramente considerato quello che poteva tranquillamente prendere il posto di tutti nella Juve. Insomma, i tifosi della Juve che vedevano Vialli, Ravanelli, Baggio che pian piano prendevano piede erano convinti che Cammarata e Del Piero potevano scalzare questi due qua, questi giocatori qua, e prendere presto il posto loro. Piero ce l'ha fatta subito, Cammarata no, fece comunque, ripeto, una carriera veramente di tutto rispetto, portò a casa diverse soddisfazioni come il campionato col Verona in Serie B, il campionato di Serie C con la Salernitana. Però ecco, diciamo che forse
con la Juve che riuscì a fare un double stellare, torneo di Viareggio e campionato primavera, quel livello lì che si pensava potesse raggiungere non l'ha mai raggiunto, e questo è un peccato. Ragazzi, io chiudo qua questo video, spero vi sia piaciuto, ne porterò altri di questo filone qua, e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con il prossimo video del canale. Ciao a tutti!